Buongiorno, giovedì 13 giugno. Buongiorno Alfredo Traversa, regista di uno spettacolo che ha un titolo perentorio, Il Silenzio. Sì. È uno spettacolo che in realtà lei ha messo in scena in alcune carceri italiane. Andrà prossimamente a luglio a Viterbo, lo potremo esatto. vedere appunto tutti quanti serenamente. Questo spettacolo parte da un libro indagine di Giampiero Beltotto, Silenzio amico, e lui velocemente si rivolge appunto a delle suore di clausura di Val Serena, chiede loro di aprire un blog per 6 mesi se non sbaglio, e loro parlano con il mondo e noi laici facciamo le solite domande, la felicità, il sesso. Ma quello che esce fuori è il tema del silenzio sì. che lei porta in scena. Il Abbiamo veramente bisogno di silenzio? Certo, ci ha colpito profondamente quando il Papa si è affacciato a Piazza San Pietro e ha chiesto silenzio. Anche noi in teatro chiediamo una cosa assurda, che non si fa, chiediamo il silenzio. Lo chiederemo anche nella piazza di Viterbo, lo abbiamo chiesto anche nelle celle dei carcerati, dei penitenziari italiani, perché in questo momento storico le donne, la figura femminile che può rivoluzionare il mondo, queste donne lo fanno perché piangono, soffrono, gioiscono, riflettono, parlano di sesso, di verginità, di essere madre, pur stando in quel luogo, nel monastero, chiuse. Bene, loro combattono, combattono per tutti noi, e lo spettacolo non è una rivisitazione, sono le parole di queste donne che per un incantesimo si materializzano, prendono corpo grazie a delle attrici. Quindi mentre noi stiamo recitando, o in una cella, o in una piazza, o in un teatro, quelle stesse parole sono vissute. È l'interiorità di alcune donne che sono presenti nei monasteri di Val Serena, di comune di Guardistallo, e a Vitorchiano. Quindi è la forma di teatro civile che più io amo. Perché è andato nelle carceri? Siamo andati nelle carceri perché ci sono tantissime analogie. Vivere in una comunità che non si conosce, costretti a vivere tra gente che non si conosce, in una cella, avere degli orari precisi, una giornata scandita da qualcun altro e il confronto con chi non conosci. Questo avviene in monastero, in questo grande luogo di energia. Così lo descrive Beltotto, così lo trasformiamo noi nella forma teatrale. Alfredo Traversa, io ammiro la sua passione e la comunicazione di tutto questo, è veramente molto bello. Verremo a Viterbo i primi di luglio a vedere Il Silenzio. Salutiamo Alfredo Traversa, regista Grazie. Di questo spettacolo, tratto dal libro di Giampiero Beltotto, Silenzio amico. Questa è la nostra foto di famiglia di Uno Mattina Caffè. Abbiamo parlato di silenzio insieme ad Alfredo Traversa. A proposito, Axel Fiacco, autore di questo libro sul format, Il Silenzio in un format televisivo, te lo ricordi Celentano, le pause fondamentali? È fondamentale, ma è difficilissimo, non si può insegnare. Il silenzio è molto più difficile di scrivere un copione, quindi bisogna essere proprio molto bravi per gestirlo. O arriva... certo, però è fondamentale, assolutamente. Alfredo Traversa, sì. Il 5 luglio, lo ripetiamo, andiamo a Viterbo. Andiamo a Viterbo al Festival Caffeina, sperimentiamo il silenzio in una piazza che è molto più difficile, però anche noi cercheremo di azzittire la piazza. Posso dire, quando tu hai citato Padre Francesco, Papa Francesco, che chiede prima silenzio e poi si fa benedire dalla folla. Bene. È un secondo passaggio di silenzio. Certo. Bene, noi vi ringraziamo, veramente facciamo silenzio io per primo, e diamo la linea ai nostri amici e colleghi di Uno Mattina Estate.